Spinetta ha una magia molto particolare e ho sentito la carica che ha questo posto, meraviglioso. Sono molto molto contento di lavorare qui. Sono Raul Amorós, sono un artista contemporaneo, un artista emergente che lavora nel campo della comunicazione visiva. Uso tante tecniche, dalla pittura all'installazione. In questo caso sto portando avanti un progetto di land art, cioè creare un'opera, un'installazione site specific con materiali naturali. L'opera che sto portando avanti si chiama Lupo a metà. È un grandissimo lupo di 2 metri di lunghezza per 1,5 di altezza. Ho scelto l'argilla e il legno come materiali principali perché attraverso il tempo sono materiali che cambiano, quindi l'opera è legata al tempo, al freddo, al caldo, non è un'opera fissa nel senso delle forme, quindi è un'opera mutabile. Il mio interesse per la land art nasce da una ricerca che feci tanti anni fa a Firenze nell'Accademia delle Belle Arti. Da allora ho cercato di approfondire questo mio interesse e di portarlo avanti in modo pratico. Cerco di partecipare ogni anno a diversi concorsi in Italia, in Europa, di land art e sempre cerco di dire la stessa cosa, cioè dobbiamo preservare la natura ma allo stesso tempo l'arte, quindi secondo me la land art è un punto d'incontro tra questi due mondi, la natura e l'arte contemporanea. Il lupo per me è un animale molto speciale, rappresenta la libertà, rappresenta la natura, rappresenta l'anima del bosco e soprattutto è un animale che è presente in questa zona e si adatta a tantissime situazioni, così come farà la mia opera di land art. Si adatterà, si adatta al luogo, si adatta al tempo e si adatta sicuramente alla natura. In conclusione, la natura, la pineta, ingloberà, mangerà l'opera. Quindi Lupo a metà tornerà alla natura, tornerà alle sue radici, all'origine, alla terra. Quindi diventerà una sola cosa con il paesaggio, con la pineta. Mi sono trovato molto bene con i ragazzi di Effetto Notte, sono stati molto molto disponibili a tutte le mie richieste. Infatti è un luogo meraviglioso, la pineta ha una magia molto particolare. L'altro giorno ha piovuto, mi sono trovato da solo a lavorare tutto il pomeriggio facendo questo lupo e ho sentito la carica che ha questo posto. È davvero meraviglioso. Sono molto molto contento di lasciare il mio messaggio nel cuore della pineta.